La Fiera della Candelora di San Bartolomeo al Mare, con i suoi oltre 300 anni di storia, è la rassegna più antica della Liguria. Tradizionalmente si svolge il 2-3 febbraio di ogni anno e propone la vendita di animali vivi, attrezzi per l'agricoltura, sementi e prodotti tipici non soltanto del territorio, ma anche di molte regioni italiane. In origine era limitata le vie attorno al santuario della Rovere, ma con gli anni si è allargata fino a raggiungere il fronte mare e a contare 260 banchi. Pur mantenendone inalterata l'essenza, l'amministrazione comunale ha voluto infatti arricchire di anno in anno la fiera, offrendo sempre interessanti novità al pubblico. L'edizione 2017 ha visto ampi spazi dedicati al cosiddetto cibo da strada, rigorosamente basato sempre sulla tipicità e genuinità. E con il sindaco Valerio Urso siamo in uno degli angoli di festa. Qui sono tanti veramente le vie, gli angoli, ogni posto è da scoprire, perché ogni anno, nonostante siano ultra secolare questa fiera, riuscite sempre a inventarvi qualcosa. E qui c'è una zona di degustazione dove si può mangiare insieme, assaggiare prodotti del nostro territorio a chilometro zero e anche quelli che arrivano da un po' più distante, così? Sicuramente sì, quest'anno ci siamo lanciati in questa novità dello street food, riproponendo non solo le eccellenze a livello di vendita, ma anche quelle che vorrà essere consumarle qui in modo conviviale tra di noi. Mi sembra che la riuscita di questo esperimento sia ampiamente vincente, perché tanta gente si sta deliziando di queste specialità a livello nazionale, nonché anche liguri, e devo dire che anche se il tempo fortunatamente sta tenendo e la gente sta rispondendo in modo positivo, l'affluenza è più che ottima. Assolutamente sì, la pioggia è scongiurata e anzi c'è il clima giusto per potersi divertire, assaporare, vedere tante cose, la novità anche sul lungomare di questo settore per lobbistica che si aggiunge, e poi ci sono oltre alla Fiera della Rovere ci sono i sapori della Rovere, questa chicca possiamo dire all'interno della manifestazione. Arti e sapori ormai è la consolidata esperienza che proponiamo ogni anno, e devo dire che il riscontro della gente è assoluto, e quindi anche questa è una scommessa vincente. Quest'anno abbiamo anche allargato quello che è l'intrattenimento dei nostri piccoli bambini. Tutto il lungomare sarà caratterizzato da tanti piccoli spettacoli di artisti di strada che allieteranno il pomeriggio in musica e in dolci per i nostri piccolini. Vedo che anche il mondo della pesca arriva sulla terraferma con la bandiera Coldiretti, ma soprattutto con le fritture, così? Certamente, noi siamo pescatori locali di qua siamo a San Bartolomeo, noi siamo di Andorra e stiamo cercando di proporre il nostro prodotto, cioè il pesce povero, abbinandolo al calamaro e al pubblico locale, poi a questi turisti che sono venuti per assaggiare le nostre prelibatezze del territorio. E poi ci siamo abbinati alla Coldiretti perché le problematiche e quelle della terra sono come quelle del mare, quindi ci accomuna anche molto quello. Beh, il messaggio mi sembra chiaro: pescao fritto e mangiao. Perché noi siamo logicamente della zona, l'abbiamo scritto sia in dialetto che in italiano, perché non tutti riescono ad apprendere il messaggio, però piao fritto e mangiao è chiaro a molti. Quanto state friggendo? Quante ne avete già fatte? Qui vedo una teglia dietro l'altra, avete perso il conto. Fortunatamente il tempo per il momento ci sta aiutando. Avevamo un po' di paura perché il meteo non è che ci stasse aiutando tanto. Però adesso ne abbiamo fatto una cinquantina di chili, più o meno, dai. Direi che è un bel inizio, via. Buon proseguimento allora. Altrettanto e grazie a voi. Rosario arriva dalla Puglia, dal Salento, ci ha preparato una padellata profumatissima di orecchiette alle cime di rape. Ebbene sì, le orecchiette alle cime di rape è un piatto tipico pugliese, come ben sapete,
fatte in un modo tradizionale, utilizzando il nostro olio, utilizzando anche il nostro grano, perché le orecchiette sono fatte di farina di grano duro Senatore Cappelli. Facciamo un soffritto con l'acciughina e l'aglio e poi prepariamo questo piatto speciale, questa pietanza che piace, a quanto pare piace molto ai liguri, e siamo contenti noi. Continuiamo a vendere, a preparare e facciamo mangiare tutti i liguri e tutti i sanbartolomesi. Ci dice così? Ma sì, ma si può dire quello che vuoi. Guarda, anche i taralli però vedo che qua avete una cosa, I taralli, nonché i taralli. Come le ciliegie, uno tira l'altro. Uno dopo l'altro, per forza. I taralli sono di vari gusti, fatti sempre con la farina di grano tenero, di grano sempre salentino. Fatti noi con, abbiamo 25 gusti e abbiamo anche delle novità fatte con cipolle e curry, e alla curcuma e farina di ceci. Abbiamo anche abbiamo quest'ultimo tipo, quest'ultimo gusto, taralli alla farina di ceci. Rosario, che dire? Viva la Puglia oggi! Io direi viva l'Italia e grazie italiani, continuate a sperare, perché chi vive di speranza qualche volta può anche non morire disperato. Come abbiamo evidenziato, negli ultimi anni la Fiera della Candelora di San Bartolomeo al Mare ha assunto una dimensione notevole, pari a circa un terzo della superficie del centro abitato, e all'impianto originario si sono aggiunti i banchi degli ambulanti, aree tematiche, eventi e attrazioni per grandi e piccoli. L'evento rappresenta uno degli appuntamenti etnografici più caratteristici dell'intero Ponente Ligure, in quanto ha avuto origine nel XVII secolo e costituiva un momento di notevole importanza economica, sociale e religiosa, fortemente legato alla tradizione commerciale dell'intera vallata. La fiera, dal punto di vista economico, segnava un passaggio tradizionale nell'ambito delle occupazioni agricole e, da poco terminata la stagione olivicola, si ha una chiara situazione dell'annata, si impostano i lavori per la primavera con l'acquisto di alberi da frutto, di concime, di animali da lavoro e da cortile. A livello sociale, una fiera così grande e importante rappresentava un imperdibile appuntamento, perché in passato creava occasioni di affari di diversa natura e di incontro fra la gente della costa e quella dell'entroterra, tra gli abitanti del Ponente Ligure e i pastori agricoltori e anche i ricchi commercianti del Basso Piemonte e del Savonese. La Fiera della Candelora coincide anche con un sentito momento devozionale in riferimento al santuario della Madonna della Rovere, luogo di culto e anticamente di pellegrinaggio da tutta la Liguria e dal Basso Piemonte. Proprio attorno al santuario, nel quale il 2 febbraio si celebra il momento religioso, ruota ancora oggi quello che si può definire il nucleo storico della fiera, rappresentato dagli attrezzi da campagna e dagli animali vivi. Anche qui, comunque, l'amministrazione comunale ha voluto inserire nuovi spunti di interesse legati al mondo dell'arte. Marlene Gross dell'Ufficio Turismo di San Bartolomeo al Mare, e qui siamo in quest'angolo, possiamo anche passeggiare dagli animali di tutti i tipi fino all'arte. Interessante questo accostamento. Guardi, quest'anno abbiamo voluto in qualche modo rendere particolare l'area del santuario, portando il vero artigianato. C'è quest'anno, appunto, come dicevo, l'artigianato che arriva dal Piemonte, è un'associazione definita gli Artimani, hanno portato praticamente artigianato diverso, c'è chi lavora i coppi, quindi abbiamo questa novità bellissima di questo, come posso dire, sono i copi, i classici copi con le varie decorazioni, ma abbiamo interpretati anche con dei paesaggi in 3D, potremmo dire. Sì, certo. Assolutamente, davvero particolari. Ci sono anche i gioielli, degli arredi col cartone. Abbiamo sì anche degli arredi per interni col cartone, quindi delle lampade, delle borse, ma anche delle sculture, sono tutte cose molto particolari, quindi siamo contenti perché man mano, pian piano, riusciamo a, diciamo così, a dare un carattere proprio al luogo del santuario, dove vorremmo riportare l'artigiano vero. Ecco. Anche perché questo era il cuore, dove era nata secoli fa la Fiera della Rovere, e la capacità dell'amministrazione, dell'ufficio turismo, è stata quella di riscoprirla, reinventarla, senza perdere, diciamo, quello che è giusto che sia il senso intrinseco della manifestazione, ma
ampliando, allargando. Siete arrivati fra l'altro fino al mare, perché quest'anno c'è anche la novità del lobby. Siamo arrivati fino al mare perché comunque sì, è giusto anche da parte nostra dare uno spazio a quello che è una richiesta sempre maggiore, diciamo, da parte di opere e hobbisti, quindi opere per l'ingegno, ma anche appunto gli hobbisti, che sia locali che non, sono sempre in numero più crescente. Quindi abbiamo creato questa nuova area sul lungomare, nella zona dell'Ancora, dove per il primo anno insomma si è dato uno spazio anche a loro, che in crescita sicuramente. Sempre motivi in più per tornare a San Bartolomeo alla Fiera della Rovere. Assolutamente sì, chiaro, rinnoviamo l'appuntamento il prossimo anno, dove insomma il prossimo anno ci saranno sicuramente i 3 giorni, perché andiamo nel weekend, dove si cercherà ancor più di ingrandire questo spazio e renderlo sempre più appetibile a tutti. La Fiera della Candelora di San Bartolomeo al Mare dà l'appuntamento al pubblico per l'edizione 2018. Ancora una volta la tradizione sarà affiancata da interessanti novità per rendere sempre stimolante la passeggiata e gli acquisti fra i tanti banchi multicolore di questa storica rassegna.